Frankie Valli, traccia del 1978, una canzone storica, colonna sonora del film Grease, che conosciamo tutti, che conosce anche Niki. Ciao Niki! Ah, buonasera, sono ritornato. Quante volte avrai visto Grease? Ah, tantissime volte. Tantissime volte. E ho cantato. E hai cantato. Ballato, a proposito di cantare, sai chi abbiamo qui oggi con noi? La sto vedendo. Una bravissima, ma bravissima cantante della nostra zona, Teresa Pizzalis. Buonasera Teresa. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ciao. Caffeine guest. Buonasera Teresa, ben ritrovata, è un piacere averti qui con noi, ma vorrei capire subito, chi è Teresa Pizzalis? Teresa Pizzalis è una donna, stavo dicendo ragazza, però va bene uguale, possiamo, una donna. Possiamo dire anche ragazza. Sì, assolutamente, a cui piace tanto cantare la musica, scrivere canzoni, ma anche tutto ciò che riguarda l'arte, perché mi piace anche dipingere, mi piace anche, anche ballare, devo dire, perché andai a scuola di danza quando ero giovincella, quindi però dico, il canto e la musica è proprio la mia passione, assolutamente. Direi quindi, possiamo anche dire, che è un artista tutto tondo. Anche lei, sì sì. Oltre questo, 360 gradi. Oltre questo devo anche ammettere che non smette, nelle sue somatiche facciali, mai di ridere. Ha un sorriso così aerodinamico che è costante, Niki. Bello questo. Ma sai, le persone che dimostrano entusiasmo hanno sempre il sorriso sulla faccia, no? Ma manco sulla bocca, sulla faccia. Teresa, una di noi. Assolutamente. Certo. Ci sentiamo adesso questa traccia nuova di Risk Assessment di 5 o'clock in the morning. Traccia nuova qui su Caffeine, Risk Assessment, 5 o'clock in the morning. Questa è Radio Splash, io sono Vincenzo Carcione. Abbiamo con Niki questa sera il piacere di avere qui con noi Teresa Pizzalis. Abbiamo questo piacere, ma questo onore anche, no? Direi, Teresa, domanda così a bruciapelo, tanto per rompere il ghiaccio, che cosa provi quando canti? È una bella roba, Sì, perché è tanta roba in realtà. Quando canto provo benessere proprio fisico, ma soprattutto benessere nell'animo. È qualcosa che mi appartiene da quando sono piccola, perché ho iniziato veramente a cantare a 5 anni, anche il pianoforte ho cominciato a suonare ad orecchio, e quindi ha sempre fatto parte della mia vita. E siccome allora non c'era la tecnologia che c'è oggi, ovviamente, quindi io avevo una radiolina piccolina con l'antenna che si allungava, allora io mettevo le canzoni dello Zecchino d'Oro, alzavo l'antenna e quella era la mia asta col microfono. È curiosa questa cosa, Niki, perché immagina tutte le bambine che chiedono ai propri genitori le bambole. Ecco. Lei invece chiedeva la radiolina. Ok. Sì, assolutamente. Con l'antenna incorporata, però, certo. Perché senza antenna non potevo fare niente. Bravissimo, io dovevo avere l'asta e il microfono, quindi io tenevo questa antenna lunga che arrivava, ero bassina, quindi arrivava come se fosse proprio il microfono con l'asta, e quindi io davo sfoggio alla mia arte canora. Hai capito cosa serviva l'antenna allora? Sì. Non era per prendere le onde radio. Geniale. No. Era per come se fosse un microfono. Geniale. Sì. Bellissimo. Geniale. Quindi pensate, questo stato di benessere che mi accompagna da sempre, da quando sono nata. Da qui capiamo tutto. Da qui abbiamo capito tutto. Sì. Benissimo. Io so che tra le tue, diciamo così, le tue passioni, no? Anzi, un brano di musica che ti appartiene, ce n'è uno in particolare, ed è della signora Aretha Franklin. Vuoi dire tu della il titolo? Queen of the Queen. Soul. All right. Vuoi dire tu il titolo o lo dico io, lo dice Vincenzo? Presenta tu. Ok, ladies and gentlemen, alla voce, certo, Teresa Pizzalis, ma canterò, vi farò ascoltare anzi una cover. E che cover? Think di Aretha Franklin. Caffeine Press Play. Think. You think.
not sure what you want to take. Just now. I have not been psychic, no longer with the wheel. A little change in my attitude, see what you're doing to me. But I think about what you're dying to do to me. Think, let your mind go, let yourself be free. Oh, freedom. Aretha Franklin, Think, traccia storicissima, bellissima, reinterpretata da Teresa Pizzalis, una interpretazione fantastica, Teresa, complimenti. I think. Yes, oh yes. I think this. Oh proprio, yes. E quindi sono d'accordo con te, non solo sono d'accordo. Ho avuto la fortuna di essere presente in qualche locale dove si è esibita Teresa e in effetti... la musicalità ha a che fare proprio anche con questo pezzo. Che poi tra l'altro si sente sempre quando Teresa fa le sue performance in giro, ma si vede anche uno scenario così bello da vedere, perché si impersona in una di quelle artiste soul anni 70 e 80 che hanno fatto la storia della musica. Cito, non so, anche una Anita Baker, cito un artista di oggi che potrebbe essere una Macy Gray, insomma vedo un personaggio veramente coinvolto nella musica, nel genere soul. Quando ti ho detto 360 gradi intendevo dire solamente questo. Mi sto emozionando, ragazzi. No, calma, ancora non hai sentito niente. Okay. Ancora non hai sentito niente. Vi ascolto. Ecco. Lascia parlare noi che poi te la vedi, yes. Tu. C'è un'altra cosa, no? Che quando canta la signora qui presente, signorina, scusi, non vorrei sbagliare termini perché poi io sono campione. No, non mi offendo. No, io sono campione per le cavolate. Non è che canta solo, si muove, balla. Si muove, si esibisce. Complimenti per... questo portamento che hai. Grazie. In giro, Teresa, perché io credo che gli addetti ai lavori, tra cui nel nostro ambito ci siamo anche noi, io mi sono accorto subito di questa tua performance e quando ho avuto la fortuna di poterti conoscere ho evidenziato subito questa cosa, se ricordi. Sì, sì, lo ricordo benissimo, ma credo che sia molto importante essere comunicativa e soprattutto quando si sta sul palco, comunque si canta e ci si esibisce, bisogna darsi, perché la comunicazione, cioè essere un tutt'uno con chi ti sta ascoltando, perché altrimenti posso anche cantare a casa mia e se devo essere poco espansiva, passatemi il termine, cioè a me piace proprio interagire con il pubblico, anche a volte improvvisiamo anche quindi magari chiedono un brano, sai questo brano, ok, va bene, vedrò di cantarlo adesso in questo momento, ovviamente lo devo sapere, quindi credo che sia molto importante l'interazione con il pubblico. E bisogna dare l'emozione, bisogna comunicare quello che si sta quello che si è e quello che si sta sentendo, sì, perfetto, anche. Benissimo, quindi anche la parte interpretativa, no? Certo. Quindi credo che sia molto importante questo aspetto, così come lo è importante saper cantare e saper stare sul palco, e quindi ci sono tutte queste sfaccettature professionali, chiamiamole così, che hai detto una cosa bella.
improvvisare, perché molti di quelli che io ho ascoltato di improvvisazione poco e niente. Tu invece riesci a improvvisare chiaramente con il pubblico in un modo molto, molto semplice, quindi molto tranquillo. Sì. Qualcuno invece ha bisogno di un aiuto. Questo però voglio spezzare una lancia in favore della mia band, che sono i Black Soul, che sicuramente molti conosceranno perché ci sentono in giro, che comunque hanno una professionalità e sono molto 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 bravi da questo punto di vista, e hanno una cultura musicale non indifferente, che mi permette comunque di poter improvvisare, quindi improntare sul momento un brano che hanno richiesto, per esempio. Dovete sapere, amici, che con tutto questo che ci ha detto la Teresa non ha smesso mai di ridere. E continua. Lo hai notato, Niki? No, lo sto sentendo. E continua a ridere. Continua a ridere. E questa è una cosa che mi apre l'anima, Niki. Vabbè, non solo a te, a tutti quanti, penso, no? Perché poi sentire una voce dalla radio con la corolla della risata, è tanta roba. Grazie. Tutto questo è Teresa Pizzalis. Slash and OP, traccia nuova qui su Caffeine, nello spazio Track Nicotine, una traccia di genere tech. Vincenzo Carcione, Niki, Radio Splash, e siamo questa sera con la cantante Teresa Pizzalis. Teresa, una domanda che facciamo un po' a tutti gli artisti che vengono qui a trovarci: gli artisti che hanno influenzato il tuo percorso? Una bellissima domanda questa. Quindi eravamo rimasti, sì, alla radio dei 5 anni. Bravissimo. Poi cosa è successo? Allora ci dividiamo in due, diciamo, sezioni. Bravissimo. Tronconi. Da una parte a casa mia si ascoltava tutta la musica italiana, quindi Celentano, ma anche gli Alunni del Sole. Per esempio, hanno fatto la storia della musica italiana, eh? Assolutamente. Credo che fosse un gruppo napoletano, se non ricordo male, e quindi c'era Concerto, tutte queste belle canzoni che ascoltava mia mamma, tutto il panorama italiano abbastanza casereccio. Dall'altro troncone invece c'era tutta una serie di artisti, che quali? Pink Floyd. Ah, quindi sei andata oltreoceano. Sì, praticamente sì. I Creedence. No, li ha chiamati direttamente. Sì, che pensa ai tempi, Niki, quanto Teresa era avanti, no? Perfetto. I Deep Purple, i Led Zeppelin, quindi cioè era tanta roba pure da questo punto di vista. Permettimi, i Queen, eccetera, eccetera. Permettimi. Sì, assolutamente. Una domandina per, sì, che per il contesto, sì, del discorso. Questo ha quanti anni? Allora, questo proprio ero piccola, quindi 10 anni, ecco, dai 5 in poi, fino ai 11 anni, 12 anni. Abbiamo iniziato con, sì, sì, con, sì, le canzoni del panorama italiano. No. Quando tu prendevi la radiolina, no? Sì, e poi lo zecchino d'oro. Abbiamo iniziato dalla zecchino d'oro e siamo rifiniti ai Deep Purple. Purple. Sì, hai capito? Sì. A 10 anni. Ai Pink Floyd. Certo. A 10 anni. Ai Black Sabbath. Ecco. Anche forse qualcosa, sì, mi sembra di ricordare qualcosa dei Black Sabbath. Anche. Pensa tu a 15 e 20. Era pure Eric Clapton, Tina Turner, perché mio padre ascoltava tanto anche Tina Turner. Hai visto? Che gli piaceva. Quindi hai seguito questa scia, sì, internazionale. Nel frattempo studiavo pianoforte classico, e quindi c'era tutta la parte classica, e poi ho cominciato a cantare, ad accompagnarmi al pianoforte. Successivamente, con l'avvento veramente grandiosa di Giorgia, mi si è aperto il mondo della musica soul. Ti sei impersonata in Giorgia? Sì, perché là poi ovviamente andavo a sentire poi Aretha Franklin, Whitney Houston, poi Tina Turner, tutte le grandi, Chaka Khan, cioè era proprio un mondo bellissimo. I Blues Brothers, cioè Sam e Dave, Otis Redding, Marvin Gaye, quindi questo stile che proprio mi ha rapito. C'è stato un periodo nell'adolescenza, ascoltavo anche jazz, quindi da Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald con lo Scat, i grandi, Nina Simone, Nina Simone, che
che adoro, della quale ho letto anche la biografia, è una donna che ha sofferto tantissimo e che ammiro tanto, e quindi cioè, c'è stata tanta influenza, però Dionne Warwick, sì, assolutamente, e quindi ovviamente poi Michael Jackson eccetera eccetera, certo. Ovviamente c'era il gruppo anche della mia adolescenza che erano i Take That. E qui cambiamo un attimino stampo. Ovviamente devo mettere a posto la cuffia perché non sento bene. Che ha detto? Take That. Ah, ecco, l'ho sentito Take bene. That. Sì. Robbie Williams, il primo Robbie Williams. Però io ero innamorata di Mark Owen. Beh, sì. Era quello piccoletto, il più piccoletto, quello più bellino, più, sembrava tanto caruccio. Allora anche i piccoli hanno. Sì, hai capito? Sì. Ne parleremo tra poco di questa cosa, perché vi anticipo che la Teresa ci farà probabilmente una performance a cappella. Intanto ci sentiamo un disco anni 80. Già nel 1987 c'erano i primi mashup. Questo è quello di Clubhouse di I'm a Man, una canzone di Macho con Yeke Yeke. Questa è Radio Splash, io sono Vincenzo Carcione e c'è Niki, ma c'è soprattutto la nostra ospite di questa sera, la cantante Teresa Pizzalis. Miss Pizzalis, io ormai mi butto proprio alla grande, una canzone che non toglieresti mai dalla scaletta. Qual è? Infatti non è mai stata tolta effettivamente, ed è Stand By Me. Ah, Stand By Me, l'ascoltiamo. Di sì. Benny King. Yes. La sentiamo, Niki? Direi, ti ho detto ascoltiamo, vediamo un po', e così capiremo chi è Teresa Pizzalis. Caffeine Press Play. Caffeine Press Play. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Stand By Me di Benny King. Come mai questa canzone è sempre presente nelle vostre scalette, Teresa? Perché appartiene proprio a tutta la mia infanzia anche, no? Perché ogni domenica devi sapere che mia mamma ci svegliava prima con Gli Alunni del Sole che avevo citato prima, quindi io ascoltavo shalalalala, shavala, dolce questa canzone risveglio, così. Dolce, dolce risveglio. Risveglio. Però dopo metteva proprio questo 45 giri, 45, quelli piccolini. Sì, sì. Proprio Stand By Me. Pensa che King. Contrasto, no, sì, capisci? Ti posso dire, è come dire, tu ti svegli la mattina e sei bello tranquillo, poi però hai bisogno di una carica. Cosa prendi? Il caffè. Quello che la seconda che ha detto è il caffè. Sì, certo, ovviamente. Io lì mi svegliavo. Padre, si svegliava la sua mamma, faceva svegliare tutta la famiglia. Questo sì, era sì, il punto. Sì. Quello che è, appunto, stiamo facendo ora con Caffeine. Guarda un po'. Eh sì. Ma a proposito di tue performance, Teresa, io leggo qui in playlist un'altra tua performance di A Natural Woman. Sì, yes. La vogliamo sentire? Assolutamente. Teresa Pizzalis. Caffeine Press Play. Caffeine Press Play. Looking out on a morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, a boy that made me feel so tired. For the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you. Senti Vincenzo, che note? Sento che note, ma sento che voce. Qui siamo di un livello assolutamente estremo. Qui ci sono due miss. Allora, una è Miss Aretha Franklin e l'altra è Miss Teresa Pizzalis. Assolutamente. Grazie, troppo gentili. Ma è la verità, Teresa, complimenti. Però, vedi, attenzione, ho messo al primo che cosa? Chi? La grande, immensa. Però al secondo mettiamo invece Maelmi, mettiamo Teresa Pizzalis, e quindi questo avvalora la tesi
che è una grande cantante. Assolutamente, l'ho identificato dal primo momento che l'ho sentita e devo ammettere che ogni volta che l'ascolto rimango un attimino basito, perché ha un livello di profondità veramente eccelso, Nicky. E direi profondità, ma anche, sai cos'è? La profondità dell'anima che si evince ascoltandola. Grazie mille. E qui poi ne parleremo meglio. Vincenzo Carcione, Nicky, Radio Splash, Teresa Pizzalis. Opus Free, It's a Fine Day, disco del 1992. Parliamo di disco perché effettivamente questo è uno tra quelli più ballati degli anni 90. Io sì, l'ho ballato. L'hai ballato, Nicky? Certo, dai, mi volevi fare questa domanda, sì, tu? Sì, ti guardavo apposta. Ah, ecco, sì, l'ho ballato tantissime volte. Benissimo, non avevo dubbi. Ma non ho nemmeno alcun dubbio delle performance di Teresa Pizzalis. Vi anticipo che tra poco ci sarà una sorpresa. Siamo qui su Caffeine, c'è Teresa Pizzalis con noi. Nicky, cosa chiediamo a Teresa? Ma chiediamo per esempio, come vedi attualmente il panorama italiano? L'Italian style, l'italiana moderna, sì, quindi. Sì. Una domanda spinosa. È molto spinosa perché... Siamo tutti orecchi. Cioè, la musica a volte non è veramente tanto bella per certi versi, però siamo in un'epoca che possiamo ascoltare veramente tanto e c'è veramente tanto da ascoltare su tutte le varie piattaforme radio e quant'altro. La cosa comunque bella è che ciascuno di noi, ogni artista, si può esprimere anche in modo autonomo da questo punto di vista, rispetto invece ai miei tempi, quando andavo in accademia, mi facevo le file interminabili che magari si faranno anche adesso con i talent, però era un po' diverso perché mancava tutta la parte social, che adesso invece è ampiamente usufruibile dai giovani. Secondo te facilita o rende difficile? Facilita da una parte, però dall'altra parte c'è troppo, quindi è un eccesso, però va bene così, sono i nostri tempi, no? Per certi versi è meglio adesso rispetto ai miei tempi, dove per esempio anche per avere un testo semplicissimo io dovevo trascriverlo manualmente, ascoltare e trascrivere, quindi pensate un po'. Quello che si chiama sbobbinare. Bravissimo, bravissimo. Sono grandetta, devo dire. No, sì, ma che dici? No, ma siamo noi che siamo grandi. Lo sbobbinare era molto molto frequente, specialmente quando si sentiva un brano inglese, no? O americano, eccetera, eccetera. Allora, per far capire che tu eri bravo, rimettevi indietro, poi indietro, scrivevi. La pronuncia, eccetera. Poi qualche strafalcione lo facevi, perché chissà che cosa scrivevi dopo. Ma noi restiamo adesso sull'ambito italiano. Sì, restiamo sull'ambito italiano. Vorrei abbassare la musica. No, abbassala completamente. La stacco. Perché la Teresa ci ha promesso una sua piccolissima performance. Ogni promessa è debito. Assolutamente. Cosa ci fai sentire, Teresa? Ma io direi un brano italiano, italianissimo, okay, della grande Mina. Prima che tu inizi, posso dire una cosa? A cappella, signori. Certamente. Signori, a cappella. Tutto live. Tutto live. Prego. Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi, ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare, e poi. Spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo o lasciarlo soffrire, l'importante è finire. Ma che brava, ma noi non finiremo mai di sentire Teresa Pizzalis, perché Nicky,
e ti fa uscire proprio il meglio del, dell'ascolto, ti fa stare bene. Difatti ero seduto, stavo cadendo. Teresa ti fa stare bene, è una cosa che probabilmente pochi hanno capito, perché tanti ascoltano tantissime voci, parecchie si somigliano, ma la Teresa ti fissa, ti mette lì seduto e non ti fa alzare più. Oltre a quello c'è un altro discorso, io infatti ero seduto, stavo pure per cadere, ma poi mi sono ripreso, perché poi c'è stato quell'acutino, insomma, là, che ti ha aiutato, almeno mi ha aiutato. La voce, vogliamo parlarne? È una seta. Una seta. C'è la seta, ma quando ci vuole c'è anche un bel colpo di martello che ti stacca. Teresa Pizzalis porta con sé una femminilità comunque esteriore stravolgente, che la mixa e se la porta con sé anche dal punto di vista uditivo. Ti dico una cosa e poi mi fermo. Grazie mille. No, prego, ancora non è finito. Non abbiamo finito. Okay. Non abbiamo nemmeno iniziato. Non c'è bisogno della, cioè non c'era bisogno della base per sentire questa musica, perché lei ha fatto canto, base, ritmica, tutto. Guarda, insieme. Sentivo anche il basso. Ah, pure io. Bellissimo basso, tra l'altro. Certo. La linea di basso. Sentiamo cosa ha da proporci adesso DJ Greg. Dennis Farrer, P2DJ, è la traccia che ha presentato DJ Greg qui nello spazio Morphine all'interno di Caffeine. Appuntamento, amici, qui su Radio Splash con Vincenzo Carcione, con Nicky, e c'è con noi anche la bravissima e dico poco cantante della nostra zona, di genere soul prettamente, però fa anche tantissime altre cose, Teresa Pizzalis. Teresa, domandone: se potessi trascorrere un giorno con un artista vivo o morto, chi sceglieresti? Uno solo, devo sceglierne? Anche più di uno. Dai, allora. Numero uno. Aretha Franklin. Questo si era capito. Numero due. Giorgia. Ok. Numero tre. Otis Redding. Non finisce più, eh? Aspetta, arriviamo fino a sette, quantomeno. Vabbè. Numero quattro. Aspetta. Sarah Vaughan. Numero cinque. Nina Simone. Numero sei. Tina Turner. Numero sette. E qua c'è tipo un pochino di Kiki. Ma andiamo su con Mina. Bella. Nicky, Teresa Pizzalis è uno spettacolo. Grazie. E tante voci messe in una. Questa donna è uno spettacolo. Io me ne sono accorto la sera in cui la conobbi e continuo a confermare questa tesi, perché credimi, è uno spettacolo. Io la conosco di vista e tu mi puoi confermare, sì, che ci conosciamo di vista, sì. Però ho potuto apprezzare e ammirare lei quando canta, e ti posso dire, mille voci, si chiama mille voci perché ne ha tante. Teresa is the best. Ah, e qua tu mi dai un appoggio, no? Allora, the best chiaramente non è riferito a te, ma è anche riferito a qualcun altro. Sì, direi, no? È una grande. Anche sarebbe? Lei, Tina Turner. Tina Turner con The Best. Tina Turner reinterpretata da Teresa Pizzalis. Caffeine Press Play. Caffeine Press Play. I call you when I need you and my heart's on fire. You come to me while I'm wired. Come to me, give me everything that I need. With a lifestyle of promises and a world of dreams, you speak a language of love like you know what it means. It can be simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart, I handle every word you say. I just about.
Teresa, esce tutta l'aggressività che c'è in te. Io la sento, ma che brava, complimenti. Grazie. È un'anima, diciamo così, soul, no? Sì. Ma c'è anche una vena di rock. Bravo, perché io adoro il rock. Hai Mi visto? Piace tanto, però ho questa timbrica, diciamo, definita appunto soul, quindi quello proprio nelle mie corde, diciamo. Però il rock è... Però ogni tanto, ascoltandoti, qualche venetta così, ma proprio sì, una piccola vena, si ascolta. C'è quell'influenza di cui all'inizio. Brava. Vincenzo Carcione, Niki, Radio Splash e Teresa Pizzalis. Paul and Oz, I Can Go For That, nella Virgin Magnetic Material Remix, è la traccia che stiamo sentendo nello spazio Back and Forth, uno dei remix più belli di sempre, selezionati ovviamente dal sottoscritto. Vincenzo Carcione qui su Caffeine, c'è Niki e c'è la cantante Teresa Pizzalis. Miss Teresa, cosa pensa lei dei talent? Io ne ho, diciamo che ho cercato anch'io di poter entrare in questi famosi talent. All'epoca mi ricordo che ci fu forse uno dei primi in Italia, credo si chiamasse Star Tour, quando uscirono, poi cercavano 5 ragazze da far somigliare alle, non mi ricordo come si chiamano, aspetta, alle quelle Spice Girl. Ok. Alle Spice Girl, che era il gruppo femminile dei tempi, perfetto, sì, in contrasto a quello maschile dei Tech Dead. Bravissimo. E quindi si sono proprio, era un talent, perché andavano proprio a scegliere poi le 5 che avrebbero formato questo gruppo vocale, che si chiamavano le Lollipop. Ricordo. Ricordi? Sì, I'm going down. Bravissimo. Ciao bello, ok, questo, io parto subito a cantare. E quindi andai a Catania a fare appunto il provino, ma loro cercavano un'altra tipologia di diciamo di cantante, di artista, e quindi niente. Ma poi da lì ci fu l'Accademia di Sanremo, dove conobbi Golzile, Mattia Bazzar, come diciamo noi qua dalle nostre parti, da buon'anima, e via dicendo. Poi andai anche ad Amici a fare il provino, però giustamente evidentemente non ero di loro, come possiamo dire, dilla tu Vincenzo, come possiamo dire, non ero di loro gradimento. Ecco. Probabilmente perché non ti hanno mai capito in fondo, perché probabilmente cercavano un altro tipo di prodotto molto commerciale, ma se vuoi sposare la mia ideologia, perché probabilmente, anzi in questo caso direi sicuramente, non ti meritavano. Grazie mille, grazie. Ora però una cosa, questo è vero sicuramente, sottolineo, sottoscrivo tutto quello che abbiamo detto, quindi mi pare di capire che la signorina Pizzalis, scusi, ha una buona idea dei talent. Sì, servono, perché comunque ti fanno conoscere al grande pubblico, vuoi o non vuoi. Ok, perfetto. Cioè, parliamo dei Måneskin, io sono molto contenta che loro abbiano avuto questo grandissimo successo, ma comunque ci vuole sempre, e io credo, un entourage alle spalle. Importante. È importantissimo questo, perché devi avere qualcuno che in ogni caso cerchi di agevolarti la strada da questo punto di vista. Poi loro hanno un talento enorme, cioè il cantante è stratosferico, ha una timbrica veramente pazzesca. Loro sono belli, sono ovviamente alla moda, e quindi va benissimo. Io sono molto contenta della loro vittoria, anzi da molto prima, dai tempi di X Factor. Pochi giorni fa mi è capitato di ascoltare un telegiornale in cui si diceva che i pinguini tattici nucleari giovani wannabe eppure hanno vinto a livello italiano, hanno avuto questo riconoscimento come gruppo importante. Ora, niente da togliere ai Måneskin, ma anche questi hanno qualcosa da dare all'altro. Assolutamente sì, sono davvero bravi. Dobbiamo essere sempre contenti quando, certo, un gruppo italiano, un artista italiano esce e arriva anche al pubblico mondiale.
Credo che questo debba essere motivo di orgoglio, che ci possa piacere o anche no. Cioè, anche io ho artisti che non sono di mio gradimento, perché oggettivamente mi piacciono, cioè, non so, mi piacciono altri gruppi, altri stili, altri modi di cantare, altri brani, eccetera, eccetera. Ho i miei gusti musicali. Però io sono veramente davvero contenta quando riescono ad andare all'estero e portare il nome alto dell'Italia. Certo, perché facciamo. Certo. Ci sono artisti che fanno della bella musica e della buona musica anche di qualità, come in tutti i posti, poi ovviamente c'è poi l'uno e l'altro. Poi non è detto che la musica che a noi non piace non possa piacere agli altri. Assolutamente. Per cui va bene anche così. Assolutamente sì. Ok. From disco to disco. Mirko e Mix, Fallen, il titolo dice tutto, è una canzone di Alicia Keys di qualche anno fa. Inside Classic. I keep on falling. Amici, ho solo detto Alicia Keys, Fallen. La Teresa mi è partita a cantare e non si fermava più. Non c'è bisogno neanche di metterla come brano. Abbiamo già ascoltato lei, quindi Nicky, va bene. Questa donna è pazzesca. Pazzesca. Non provare a mettere altri nomi, perché no, sennò parte qui. Bravo. Torniamo un attimo sulla terra, Teresa, perché vedo che come me, per altri versi, sei oltreoceano, sei avanti e quant'altro. Sogni e progetti futuri. Allora, sicuramente il mio progetto futuro sarà quello di cantare. Cioè, veramente, spero fino alla fine del mio tempo. E comunque lavoro sempre ai miei brani, ai miei brani inediti, e cerco comunque, voglio far uscire un prodotto veramente ottimo. E quindi ci sto lavorando da un po' di tempo e spero a breve di portarvi qualcosa da farvi ascoltare. Quindi parliamo di roba eseguita da te. Sì, è scritta da me, quindi è scritta parole e musica, e a volte ho collaborato anche con altri artisti, e quindi sì, per la maggior parte mi metto io al pianoforte, che ho studiato per tanti anni, e compongo musica. Io ho da porvi un titolo. Vediamo un pochettino. The Sound of the Soul. Yeah. Il suono dell'anima. Dell'anima. Qualcosa mi dice che Teresa abbia qualcosina da dirci. Assolutamente, questo è un brano che scrissi qualche tempo fa ed è proprio una dedica, e l'amore che ho per la musica è proprio tutto in questo brano, anche di difficile esecuzione da parte dei musicisti, perché è un po' complicato, perché è destrutturato, quindi non ha una struttura standard, e quindi è, ovviamente è soul ed è Le mille voci di Teresa Pizzalis. Caffeine Press Play. Caffeine Press Play. Long ride.
Le mille voci di Teresa Pirzalis. Hai detto bene poc'anzi, Niki, perché effettivamente sento in questa traccia tantissime sonorità, tra l'altro composte con un arrangiamento veramente straordinario. Complimenti. Grazie, grazie. Questo è proprio le idee che l'arrangiatore con cui ho lavorato a questo brano proprio ha impresso nella, diciamo, sulla do. Okay. Però sappiamo anche che fai anche delle produzioni in italiano. Sì, assolutamente. Ovviamente il mercato italiano secondo me è anche importante, e quindi ho scritto anche dei brani in italiano. Uno in particolare che si intitola proprio Noi che siamo noi, lo portai alle audizioni di Sanremo, lì arrivai veramente quasi però, vicino un soffio. Sì, sì, assolutamente, cioè, io ero, diciamo, tra i tre che potevo essere scelta, però allora lo sentiamo, Niki? Direi di ascoltare, direi Noi che siamo noi. Caffeine Press Play. Caffeine Press Play. Sognando una vita insieme a te, tra alberi e cieli ed aria fresca, seguendo una strada che, scegliendo una via che, ci porterà in cielo. Ma perché noi che siamo noi? Una vita che desideri distrutti e mai svaniti, nel nulla lottiamo noi, chi ama ridere perché noi che siamo effettivamente. Teresa, ascoltando questo brano capisco perché lo hai prodotto nell'ottica di voler arrivare a Sanremo, perché è inquadrato perfettamente per il genere di Sanremo. Che ne pensi, Niki? Penso che sia giusto quello che hai detto, però ti dico anche di più, perché già il titolo Noi che siamo noi ha qualcosa di speciale. Perché te la posso buttare lì? Butta. Teresa, perdonami. Sì, vai. Tappati le orecchie. Va bene. Ti ricordi quel film di Alberto Sordi quando disse: io so io e voi siete. Ecco, noi che siamo noi è detto in maniera sobria. Ma il noi che siamo noi, detto così, ha una valenza, va bene? Non solo, detto anche da Teresa Pirzalis. Non detto, cantato, è diverso. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Quindi noi che siamo noi. Appunto. Week Selection. Si chiude anche questo appuntamento di Caffeine. Anche questa volta, devo dirti, Niki, più della scorsa volta, si chiude purtroppo Caffeine. A me dispiace molto, anche perché, come oggi, sinceramente, sentire persone che hanno tante sfaccettature e che lo dimostrano, non è da tutti i giorni, ecco. Non è da tutti i giorni, e non è da tutti i giorni incontrare e ascoltare Teresa Pirzalis, perché vi segnalo, amici, dal mio modo
modesto personale punto di vista che è veramente un artista da ascoltare con tanta attenzione e con tanta dedizione. Teresa, com'è possibile trovarti su internet? Ma ovviamente sui social, quindi la pagina mia della band Teresa Pizzalis, scritto in cognome sardo, c'è il TZ Pizzalis. E si legge Pizzalis, è Black Soul Band, dove ci esibiamo nei vari locali. Black Soul Band. Beh, hai capito. Yes. È tutto soul, va. Tutto soul, sì. E poi ovviamente su Instagram anche teresa.pizzalis.official, che è la mia pagina che curo personalmente. Tutto fantastico. Niki, ricordiamo alla Teresa quando andiamo in onda? Ah, ma noi andiamo in onda il venerdì dalle 15 alle 17, il sabato, il martedì e il giovedì dalle 22 a mezzanotte. Io ringrazio chi ha potuto permettere tutto questo, la Gabri e la Jo per lo spazio Caffeine Stories, Eugenio per Past Present Future, Alejandra, Tania e Zamira per Caffeine On Stage, Greg per lo spazio Morphine, Antonello per One House Selection ed ovviamente Salvo per le foto. Ringrazio la Teresa perché merita un ringraziamento e un altro po' per essere stata qui con noi. Grazie Teresa. Grazie a voi per l'accoglienza, davvero mi sono stata davvero bene. Grazie per le parole che mi avete rivolto, davvero mi avete quasi commosso, perché io si rido, a volte mi imbarazzo anche. Teresa, però... non è niente, è solo il minimo. Grazie mille, davvero siete stati veramente gentilissimi e spero di tornare qui, che è stato davvero certamente bellissimo. Tornerai questa... certo che tornerai. Come no, guarda caso anche noi siamo stati bene, guarda un po'. E comunque noi ci teniamo che tu venga e che ci porti quel famoso prodotto perfetto. Assolutamente l'ottimismo. Sì. L'ottimismo e il sorriso, che possiede Teresa e che è veramente disarmante. Ok, diciamo ottimismo e entusiasmo, abbiamo detto tutto. Aromatiz, J.R., Shoe McCabe, Displays e la traccia che adesso ascoltiamo, Vincenzo Carcione, Niki, Teresa Pizzalis, vi augurano buon weekend. Ciao. Ciao. Ciao, noi che siamo noi.